Il primo strappo al girone B Junior Elite arriva da via Candiani in un sabato che probabilmente ha stabilito le gerarchie di questa stagione 2017-18. L'Onovator tre teste di Marco Mei fa sul serio e batte per 2-1 l'Accademia Calcio Roma di Angelo Grande grazie al gol di sinistro di Leopardi. Prima vantaggio di Lampis e pari di Morlacchetti, rosso-blu e Vigor Perconti, adesso sono in fuga. Primo squillo in fase offensiva di marca nerazzurra, lancio non perfetto dei padroni di casa e Romani prova il destro, Tenzeri spara. Novator tre teste che si fa vedere al primo affondo, dove però trova il vantaggio. Azione sulla sinistra, dove rosso-blu stazionano. Lampis entra in area, scarica il destro sotto l'incrocio, 1-0 e il match si sblocca. Colpo da un lato, risposta dall'altro e l'Accademia al 14° trova il pari 1-1 con pressing ed errore difensivo rosso-blu. Morlacchetti ne approfitta e con un assist involontario non può sbagliare. 1-1, gol e nuovo equilibrio. Tor tre teste che torna a rendersi pericolosa al 18°, lunga azione in verticale che libera De Marchis, sinistro, alto, sopra la traversa. Poco dopo, tiro, cross ancora da sinistra di Lampis, traversa e sinistro al volo di Zanoletti in area di rigore, murato dalla difesa nerazzurra. L'Accademia risponde al 27°, azione in verticale e Romani è solo, sinistro, parato da Renzeris. Prima fazione che allora si chiude con la punizione di Leopardi, palla alta sopra la traversa, mentre prima del recupero è ancora Accademia, cross da destra e la retroguardia di casa libera, palla per Morlacchetti che prova il sinistro, Tenzeri spara in due tempi. Ripresa con un'Accademia più intraprendente, punizione al sesto per Romani, destro che però va alle stelle. Al quarto d'ora i nerazzurri diventano pericolosi davvero, sulla destra Morlacchetti crea il panico, destro murato ancora da Tenzeris, mentre poco dopo cross dalla destra e a rimorchio Micheli trova ancora attento il numero uno dei rosso-blu dopo lunga azione da sinistra verso destra. Novator tre teste che non sta a guardare e in una partita ormai a scacchi crea azione da destra e Deborah Barros dalla distanza a lambire il palo con il numero 8 in maglia quest'oggi bianca che lambisce così il palo con il destro. Con tre teste ancora pericolosa al minuto 36, calcio di punizione che Lampis però manda sul fondo, gol decisivo che come detto arriva al 42°. Leopardi scarica il sinistro alle spalle di Frezzotti, Novator tre teste 2, Accademia Calcio Roma 1, rosso-blu in vantaggio, la prima fuga del girone è praticamente servita, recupero che poi servirà solo per il triplice fischio.